Cici, regia di Paola Di Gaudio. Buon pomeriggio a tutti, sono le 13.34 minuti e 55 secondi, bentrovati al GR1 ragazzi. Oggi sono venuti a farci visita dei vecchi amici del nostro programma, vecchi perché qualcuno di loro è già stato qui nella precedente edizione, sono naturalmente giovanissimi, non vecchi, sono giovani colleghi, li possiamo definire, perché sono un gruppo dei giornalisti nell'erba. Per chi non li conoscesse, fanno parte di un progetto che si occupa di informazione ambientale fatta dai ragazzi. Qui in studio abbiamo, si presentano da loro. Io sono Davide. Io sono Eric. Io sono Francesca. E io sono Bianca. Eccoli qua, Eric è il più piccolo. Quanti anni hai, Eric? 8 anni. 8 anni, giovanissimo. Con loro c'è la direttrice di Giornalisti nell'Erba, Paola Bolaffio, ciao. Ciao, grazie. E visto che ci occupiamo di ambiente, parliamo di informazione ambientale, di educazione ambientale, non poteva mancare il WWF. In collegamento abbiamo il direttore scientifico Gianfranco Bologna. Buon pomeriggio. Allora, cominciamo da voi ragazzi, raccontateci chi sono i giornalisti nell'erba. Francesca, vai tu. Giornalisti nell'erba è un progetto che coinvolge più di 5.000 ragazzi che si preoccupano di tematiche ambientali e al di là dell'iniziativa di sensibilizzare i ragazzi c'è appunto un premio alla fine del concorso con numerosi eventi che coinvolgono i ragazzi in giochi ambientali e anche delle tavole rotonde con degli esperti che ci parlano. Quindi voi fate articoli, scrivete, progetti, video, cosa fate di tutto questo? Sì, noi facciamo della sezione artistica, telegiornali e TG, partecipiamo anche al Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia e ognuno di noi collabora appunto al giornale online, ma anche per proprio conto degli articoli o dei disegni. Allora, come siete diventati giornalisti nell'erba? Per gioco, per passione? Bianca, tu hai 14 anni, raccontaci. Sì, Giornalisti nell'erba è nato, diciamo, 7-8 anni fa, quando Paolo Bolaffio invitò i ragazzi del paese Monteporzio Catone a pulire il Tuscolo, il Monte Tuscolo. E siamo andati lì tutti con i guanti e con i sacchi della spazzatura a raccogliere i rifiuti. E poi da lì agli anni seguenti è nato il concorso. Tu eri piccola, quanti anni avevi? Sì, io avevo 7 anni appunto. E sei anche un po' la veterana, insomma, sei dentro i giornalisti nell'erba, sei una giornalista nell'erba da 7 anni. Sì, sì, io ho iniziato da piccola, iniziando a fare un'inchiesta sulla raccolta differenziata, cioè una settimana... Ho fatto la raccolta differenziata, una settimana ho fatto la raccolta indifferenziata e ho pesato quanta spazzatura andava nella discarica. Per l'appunto, quando ho fatto la raccolta indifferenziata, 14 kg sono andati nella discarica. Invece, quando ho fatto la raccolta differenziata, solo 2 invece sono andati nella discarica. E questo ci deve far pensare. Tu, insomma, l'hai fatto anche molto giovane, quindi tu fai la raccolta differenziata a casa? Sì, certo. Assolutamente sì. Allora, Davide, tu come sei entrato? Hai 10 anni, giusto? Che classe fai? Sì, la quinta. Quando sei diventato giornalista nell'erba e come? Praticamente noi con la scuola ci eravamo candidati appunto a questo concorso e nella parte artistica. Siamo arrivati primi e da quel momento alcuni di noi sono diventati giornalisti nell'erba. Il nostro progetto si chiamava Trilogia Albero. Avevamo scelto l'albero perché è l'elemento che accompagna, l'elemento naturale che accompagna l'uomo da sempre. E abbiamo rappresentato appunto 3 alberi. Il primo era l'albero della vita, il passato mitico, che quest'albero diceva che era rappresentato con molti animali, molti frutti, rigoglioso, perché in antichità l'uomo, trattando bene la natura, l'albero era veramente così. Il secondo albero era l'albero triste, l'albero del presente. Quest'albero era grigio, triste, senza animali e vegetazione, oltre l'albero appunto. E l'albero che che abbiamo adesso, ovvero un albero che non ci aiuta molto. E poi abbiamo fatto un ultimo albero, ovvero l'albero della rinascita. Usando tutto materiale riciclato anche negli altri alberi, però qui qualsiasi cosa, proprio un sacco di roba, abbiamo costruito degli animali tipo farfalle che rinascevano proprio dalla spazzatura. Insieme a quest'albero c'era anche una bellissima frase di De André
che è dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. E quindi questo per rappresentare quello che poteva nascere dal secondo albero. Ultimo Eric, il nostro più piccolino, ma l'ho lasciato per ultimo perché è il più chiacchierone. Allora, come sei diventato giornalista nell'Erba e di che cosa ti occupi? Io sono diventato giornalista nell'Erba perché ho vinto il concorso NIEO 2011 con un video The Planet That Gives Us Life, che fa vedere che la Terra non solo cioè ci dà il materiale necessario per vivere, ma ci dà anche tantissime idee per migliorare la nostra tecnologia. Adesso sono responsabile esteri delle pagine del giornale. Responsabile esteri perché parli inglese, quindi quando si tratta di far contattare qualcuno, di parlare qualcosa in inglese, entri in campo tu, giusto? Sì. Senti, ma hai qualcosa da raccontarci? Perché avete fatto un'inchiesta, e insomma hai fatto un piccolo scoop? Sì, direi. Di che cosa si tratta? Raccontaci. Allora, lo scoop si tratta di come i comuni informano gli studenti fuori sede della procedura della raccolta differenziata del luogo. Quindi gli studenti dell'università, fuori sede... Nell'università, sì. Ecco, e come va? Come è andata questa inchiesta? Allora, ho mandato 50 persone dei moduli da compilare. Una cosa che mi ha colpito molto è che neanche la metà di queste 50 persone ha compilato il questionario. Queste 50 persone erano 50 persone nei vari 50 comuni italiani, in diversi comuni italiani? Sì. Quindi meno della metà delle persone ti ha risposto? Sì, le persone su 50 mi hanno risposto 19. E su quelli, solo 14 hanno attivato le iniziative. Per esempio, un'iniziativa che ti ha colpito? Beh, un'iniziativa originale, quella che mi ha più colpito e interessato, è stata quella di Perugia. Ovvero che ha organizzato uno spettacolo, Pensa Verde, con Luca Pagliari. Poi ha fatto un eco happy hour dedicata tutta alla natura e ha fatto dei protocolli d'intesa con le varie facoltà. E questo mi ha colpito più di tutte le altre iniziative originali. Quindi diciamo che insomma, Perugia è stato un po' il comune un po' più attivo. Sì, il più fantasioso, infatti, ho detto sull'articolo, ho detto anche il più fantasioso. Articolo che esce domani sul vostro giornale online, giornalistinellerba.it. Allora, Paola Bolaffio, Francesca ci raccontava come è andata un po' nel 2006 questa iniziativa, Giornalisti nell'Erba. Ma questa idea, da che cosa appunto è venuta fuori? Come è nata e come è cresciuta poi in questi anni? È nata per gioco, è nata dal fatto che io sono giornalista e che dovevo coniugare il fatto di essere giornalista con la mia scelta di andare via dalla città, e di andare appunto ai Castelli Romani e con il fatto che avevo quattro figlie. Metti insieme questi tre ingredienti e esce fuori la prima idea. Questa prima idea nasce appunto nel 2006 quasi per gioco con i primi 50 bambini e poi ci esplode tra le mani e diventa una cosa enorme, difficilissima da gestire ma meravigliosa con 5.000 ragazzi in tutta Italia. 5.000 ragazzi di che età? Che età spaziano? Che età coprono? Dai 5 anni in su, diciamo che fino adesso eravamo aperti ai 21 anni, poi quest'anno siamo stati costretti ad allargare fino ai 29 perché alcuni nostri ultra 21 anni volevano continuare a stare dentro al gioco e quindi abbiamo dovuto allungare i tempi, quindi siamo fino ai 29. 5.000 in tutta Italia. Gianfranco Bologna, li ha sentiti parlare questi ragazzi molto impegnati sul fronte ambientale, che ne dite? Io sono innanzitutto molto contento che grazie alla vostra trasmissione conosco questa bellissima iniziativa di Giornalisti in Erba che mi sembra molto molto interessante. Complimenti a loro tutti e anche a chi ha avuto questa brillante. Si può mettere un po' l'ascolto in sala? Vi dico delle cose che penso siano anche abbastanza ovvie. Io credo che sono tanti anni che mi occupo di sostenibilità e credo che se qualcuno a un bruciapelo mi dovesse fare la domanda, dice, ma che cosa si intende per sostenibilità? Com'è possibile fare in modo
che il nostro futuro possa essere in qualche maniera roseo rispetto alle relazioni che abbiamo nei confronti della natura, perché come giustamente alcuni dei ragazzi che hanno parlato dicevano, noi dalla natura proveniamo, dipendiamo, senza di lei non riusciamo a vivere, è la natura che ci dà le sostanze fondamentali, le risorse materiali per poter vivere. Bene, io direi in una sola battuta, dobbiamo imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta. Questo è un po' il messaggio della sostenibilità. Allora, creare una cultura che faccia comprendere e capire come innanzitutto dobbiamo rispettare i sistemi naturali che ci hanno consentito anche di esistere, perché se non ci fosse stata questa straordinaria evoluzione meravigliosa del fenomeno vita sul nostro pianeta non ci saremmo neanche noi, e noi ci siamo grazie al fatto che siamo tutti composti degli stessi elementi chimici e tutti siamo composti di questa incredibile serie di situazioni che hanno fatto sì che noi abbiamo addirittura dei patrimoni genetici che sono simili a quelli del resto degli esseri viventi. Siamo tutti legati in una grandissima famiglia, quindi questa cultura si deve diffondere. Bisogna sapere che distruggere la natura, fare del male alla natura, vuol dire fare del male a noi stessi. E io credo che avere iniziative come quella che ci state raccontando è qualcosa di molto molto importante, perché va esattamente in questa direzione. Ecco, quanto è diffusa questa cultura? Quanto sono sensibili e interessati ai temi ambientali le nuove generazioni in Italia, i giovani di oggi? Non vi posso dare dati statistici perché non ho fatto studi ad hoc su questo, anche se, come molti sanno, anche sui famosi Eurobarometer, che sono i dati statistici che ci vengono dalla Commissione europea, dall'Unione europea, rispetto a qual è la sensibilità nei confronti dei problemi ambientali, risulta sempre ai primi posti. Però io credo che qui parliamo di una cosa diversa. Io personalmente, per la nostra esperienza personale, noi da quando esistiamo, ormai ci stiamo avvicinando ai 50 anni di vita in questo straordinario nostro paese, anche se come sapete l'organizzazione mondiale è nata nel 61 a livello internazionale e nel 66 in Italia. Bene, noi abbiamo sempre lavorato sul tema dell'educazione ambientale e in genere della sensibilizzazione, la diffusione su queste tematiche. E devo dirvi onestamente che abbiamo sempre visto un enorme, gigantesco interesse che paradossalmente è anche cresciuto negli anni. Il vero problema che abbiamo di fronte è che, soprattutto nell'arco degli ultimi 10-15 anni, sembra esistere un po' una situazione in cui man mano che i giovani crescono e cominciano ad entrare nell'età adolescenziale, questo impegno, questa direi, oserei dire anche forte sensibilità naturale che hanno nei confronti della natura, che dovrebbe essere molto stimolata dalle scuole e quindi dall'educazione sia formale, quindi da parte delle scuole, ma io credo anche da parte delle famiglie, lentamente poi un pochino si perde. Ecco, c'è questa fase, diciamo, a cavallo tra, che vi posso dire, le medie e il liceo, dove c'è meno impegno diretto su queste problematiche, che poi magari si riprende a livello universitario. Questa è una sensazione che ho notato, insomma, tanti anni che ci occupiamo di questi problemi, e quindi c'è una forte sensibilità in queste fasce di età, diciamo, iniziali, tra virgolette, poi c'è un pochino di distacco, e quindi bisogna invece trovare la maniera di essere sempre più presenti in queste altre fasce d'età, e soprattutto noi facciamo tantissimi. Voi fate infatti a livello nelle scuole, i Panda Club, iniziative, educazione ambientale? Sono appunto legati soprattutto a questa età, dai bambini dai 6 ai 12 anni, abbiamo tantissimi strumenti che abbiamo realizzato, recentemente abbiamo fatto anche questo sito web che si chiama salvaeltuopianeta.net, e dove hanno la possibilità tutti quanti di scaricarsi anche gratuitamente 8 lezioni multimediali realizzate dagli esperti del WWF su grandi temi, clima, terra, oceani, foreste, cielo, la fattoria, la civilizzazione, la natura selvaggia, usando anche queste LIM, no, che sono le lavagne interattive multimediali, che sono per fortuna in dotazione ad alcune scuole, non in tutte, ma insomma. Diciamo, i meccanismi di intervento sono tantissimi, ci sono i campi di avventura che sono delle esperienze straordinarie di turismo diverso, alternativo, dove si sono dei bravissimi educatori ambientali e si impara sulla natura nei luoghi della natura, quindi il nostro sistema delle oasi piuttosto che altre aree importantissime come parchi naturali, parchi nazionali, parchi regionali.
dicendo, sono tutte possibilità che cercano di creare e di dare potenzialità, io lo so dire al naturalista che c'è in noi, perché io sono convinto che tutti noi, quando nasciamo, soprattutto nei primi anni, cioè, abbiamo quella che è un grandissimo scienziato, che Edward Wilson della Harvard University chiama biofilia, un amore per la vita, un amore per la natura. Poi purtroppo un pochino si perde, perché ovviamente molto in città, abbiamo la sensazione che quello che in qualche maniera da cui dipendiamo non a sua volta dipenda dalla natura, e quindi molti pensano che vanno al supermercato, prendono le cose che sono al supermercato e non si rendono conto di tutto il percorso che c'è dietro. E quindi perdono un po' quello che è l'inizio. Vediamo un po' in questi ragazzi, Eric, per esempio, tu che ha uno spiccato proprio senso della natura, dell'ambiente, tutti quanti, perché poi insomma, se no non sarebbero giornalisti nell'EBA. Come li vedi anche i tuoi amici? Come sono? I miei amici sono anche loro molto interessati all'ambiente. Quindi insomma, i tuoi compagni della tua stessa età sono molto interessati? No, i miei compagni di scuola la natura proprio non la rispettano, i miei compagni di scuola. Quindi vedi che non la rispettano. E invece un po' più grandi, Francesca, Bianca, voi come vedete? Come sono i vostri compagni? Come diceva Bologna, nel periodo dell'adolescenza c'è questo calo della sensibilità nei confronti dell'ambiente, quindi già c'è chi non dà un buon esempio e proprio i ragazzi che non vogliono collaborare. Insomma, lo vedete, lo riscontrate questo, insomma, tra i vostri coetanei, voi siete insomma, un po' a parte perché siete legati a questo, insomma, siete molto sensibili a questo tema, però vedete che i vostri compagni sono un po' meno sensibili, un po' meno rispettosi dell'ambiente. A proposito di giornalisti nell'erba, quindi quest'anno c'è il concorso, il premio nazionale. Qual è il tema, Paola? Quest'anno il tema è meno per meno fa più, che appunto riprende un po' quello che diceva Bologna adesso, no? Dobbiamo capire che il pianeta è uno solo, non sono tre come quelli che stiamo consumando ipoteticamente adesso. Cioè, noi consumiamo delle risorse come se fossero tre, in realtà è uno, quindi meno per meno fa più. E questo poi viene declinato ognuno a suo modo e ci sono delle palestre sulle quali lavorare, che possono essere quelle degli esempi della vita dell'astronauta, non in un piccolo spazio, o della vita del velista che sta in una barca a vela con spazi ristretti, o del contadino che ha dei ritmi e un'autonomia particolare. Quindi la ricerca dell'essenziale, ecco, detto in estrema sintesi. E voi ragazzi come le interpretate? Davide, tu hai già un'idea per come partecipare a questo concorso? Allora sì, intanto con la scuola probabilmente faremo una specie di piccolo telegiornale, però io vorrei partecipare anche individualmente. Volevo fare una cosa su il marinaio, che è una figura che nella nave deve risparmiare per starci tutti i giorni. E solamente che ci stanno, no, tutti lo rispettano, infatti volevo parlare un po' della Costa Concordia di Schettino. Che proprio ieri c'è stato l'anniversario della tragedia. Fondamento. E che in che modo volevi parlarne? Volevo facendo un testo, credo un testo scritto, un articolo, studiando un po' questo fatto, vedendo quello che è successo bene. Per esempio, una cosa che non mi è piaciuta è che all'inizio, certo, prima va parlato delle persone, di quelle che sono morte, di quelle che sono sopravvissute, però il tema dell'ambiente, del petrolio che stava fuoriuscendo, l'hanno trattato troppo tardi. Del carburante. L'hanno trattato troppo tardi, dovevano pensarci prima che cominciasse a fuoriuscire. Invece sarà logicamente prima, la precedenza è stata data logicamente alle persone. Eric, tu come hai qualche idea per questo nuovo tema? Meno per meno fa più? Direi qualche idea. Ancora ci deve venire perché mia madre è mischiata nel lavoro, quindi l'idea ancora non mi viene. Va bene, allora ci penseremo. Invece ti volevo chiedere, hai qualche domanda per Bologna, che rappresenta il WWF? Che cosa ti vorresti chiedere? Sì, vorrei chiedere al WWF siete disposti a collaborare con giornalisti nell'erba e rispondere alle domande?
che vi, non vi faremo? Gianfranco Bologna, che dice? Certamente, ci farà solo che piacere, ma te lo dico veramente col cuore in mano. È una bellissima cosa, vi sto sentendo con grande interesse e, insomma, qualsiasi piccolo contributo possiamo dare ci fa solo che piacere. Gianfranco Bologna, in una parola, prima parlavamo anche con questi bambini, insomma, come sta il pianeta Terra, diciamo, insomma, che c'è poco rispetto. Come sta la Terra oggi? Veramente brevissimo. Dovrebbe rimanere ancora in vita circa 5 miliardi di anni, quando poi la stella che dà l'energia, che è il Sole, si dovrà man mano, come dire, implodere, lì ci saranno altri problemi, ma insomma tra 5 miliardi di anni. Il vero problema è un altro, il vero problema è questa bellissima crosta del nostro pianeta, che è la biosfera, la sfera della vita, che è una sfera in cui noi conviviamo con tutti gli altri esseri viventi, perché questo pianeta ha la vita. E quindi questa è la cosa meravigliosa, e noi stiamo distruggendo questa sfera, questo sì, questo è un problema gravissimo, noi stiamo distruggendo la biosfera, stiamo distruggendo la biodiversità, ed è paradossale perché noi dipendiamo dalla biodiversità, dalla ricchezza della vita sulla Terra, tutto dipende da questo, l'alimentazione, le industrie, i materiali, tutto dipende da questo, quindi se noi, quindi la risposta che vi devo dare è ovviamente stiamo messi molto male, pensate che il mondo dei geologi sta addirittura individuando un nuovo periodo geologico che in teoria, immaginatevi nell'arco di tutta questa storia incredibile della Terra, è un battito di ciglia, che è quello da che c'è dalla rivoluzione industriale ad oggi, che sono neanche 3 secoli, e bene i geologi dicono che forse questo periodo bisogna chiamarlo in un altro modo, bisognerebbe chiamarlo antropocene, a dimostrazione di come l'intervento dell'uomo ha degli effetti equivalenti a quelli delle grandi forze della natura, come i grandi terremoti, come addirittura la caduta di un asteroide sul nostro pianeta. Quindi è molto incredibile quello che sta avvenendo, perché noi dovremmo fare di tutto per salvaguardare questi sistemi naturali che ci hanno consentito la civiltà. Oggi siamo oltre 7 miliardi di abitanti su tutto il pianeta, abbiamo trasformato per oltre il 50% tutte le terre emerse, e quindi è pura follia non difendere, non proteggere la natura, è come segare l'albero su cui siamo seduti. L'obiettivo poi di questi ragazzi è diffondere, insomma, come proteggere la natura. Giornalisti nell'Erba si occupa, fa anche eventi, tavole rotonde, e questa settimana ce n'è una particolare, Paola, qual è il tema? Ah sì, il tema è una sorta di tavola rotonda, ma anche qualcos'altro, la discussione è su decrescita versus crescita sostenibile. Cioè ci siamo domandati come mai i sostenitori della decrescita siano così contrari anche solo semplicemente a sentir parlare di crescita sostenibile, e viceversa, sono due fazioni in lotta fra loro, e noi cercheremo, dopo aver ascoltato i sostenitori dell'una e dell'altra, di trovare una nostra via, una nostra sintesi. È un tema difficile, questi bambini, ragazzi, come lo interpretano? Come viene sviluppato da loro? Guarda, loro, è chiaro, sembra un tema molto alto, sembra quasi appunto una disquisizione quasi filosofica, ma dai 5 anni in poi loro sono in grado perfettamente di declinarlo. E di capire che si sta parlando di essenziale. Prima ne parlavano fra di loro Eric e Davide, e discutevano proprio del deserto, dei paesi poveri, di come loro sono più in grado di noi di riuscire ad arrivare all'essenziale, proprio perché hanno meno esigenze, quindi meno possibilità. Volevo chiederti una cosa, Eric, per chiudere: ti diverti a fare il giornalista dell'erba, e perché? Allora, a fare giornalista nell'erba è più che divertente, è fantastico, perché il perché è perché, cioè, abbiamo tanti ragazzi con cui comunicare,
possiamo capirci bene, ragazzi. Parlate la stessa lingua, diciamo. Sì, la stessa lingua giornalista. Grazie Eric, grazie a voi ragazzi, grazie a Gianfranco Bologna, grazie Paola Bolaffio, proseguite su questa strada, noi siamo veramente in chiusura, grazie per la parte tecnica ad Alfredo Morana, ad Anna Notariello per la collaborazione, dopo di noi il GR1 del 14, con noi l'appuntamento la prossima settimana, ciao!